Marc Marquez si riprende la rivincita. Dopo due gare non andate a buon fine, lo spagnolo c'entra la pole al circuito del Sachsenring, dove domenica si correrà il Gran Premio di Germania, non a prova del Motomondiale 2015. Il campione iberico ha fatto segnare il miglior tempo, col tempo di 1:23:36. Pole è naturalmente prima fila tutta spagnola, con Dani Pedrosa secondo e Jorge Lorenzo terzo. Dalla quarta scatterà anche Andrea Iannone, mentre Valentino Rossi paga un decimo di ritardo e partirà con la sesta posizione. Inizio della gara alle 14 ora italiana. È di un morto e 7 feriti bilancio provvisorio dell'attacco compiuto nella mattina di sabato nella capitale dell'Egitto, il Cairo, al consolato italiano. La deflagrazione è stata originata da un'autobomba scoppiata intorno alle 6:30 del mattino. Il primo bilancio aveva riferito di 7 feriti, fra cui 2 poliziotti, poi con il passare delle ore si è avuta la conferma che una persona era deceduta. Non ci sono vittime tra gli italiani. L'esplosione ha danneggiato la parte sinistra dell'edificio e la zona è stata posta off limits dalle forze della sicurezza egiziana. Il ministro Gentiloni in un tweet ha fatto sapere che l'attentato non individuisce la forza e l'opera del governo italiano, che si mostra vicino al personale del consolato che oggi era chiuso. Da sabato mattina, presso la rotonda sita vicino alla stazione dei Carabinieri a Cerignola nel Foggiano, il nastro per la partenza dei lavori per la costruzione della statua raffigurante San Giovanni Paolo II. Il luogo è lo stesso dove l'indimenticato Papa tenne la sua visita in città nel 1987. L'associazione che porta il suo nome, diretta da Giulio Carrano, era presente con una folta delegazione, unitamente, alla ditta incaricata dei lavori. Per il comune, in sostituzione del sindaco, c'erano gli assessori Bufano e Leonetti, quest'ultimo ha tagliato il nastro, che al nostro telegiornale ha rilasciato queste dichiarazioni. I saluti del sindaco che ha avuto un impedimento personale, diciamo, Noi fisico. siamo vicini al sindaco sperando che si Il rimetta sindaco è subito. vicino a voi e tengo a dire che siamo particolarmente contenti, diciamo, di questa inaugurazione, che poi di fatto è l'inizio dei lavori di realizzazione di questo monumento a Papa Giovanni Paolo II, per due ragioni: uno, per onorare la grande figura storica del Papa, nonché santo, e due, perché l'inizio dei lavori di questa aiuola si inserisce in un momento storico in cui l'amministrazione sta dimostrando che tiene al bello, che vuole proteggere, salvaguardare l'ambiente, ciò che sta di bello a Cerignola. Naturalmente lo stiamo facendo anche su altre aiuole, con la disponibilità di cittadini e di imprenditori, per tutto quello che fate, Grazie, lo diciamo per noi la città e per i all'amministrazione cittadini. comunale che ci dà la possibilità di esprimerci come cittadini Da e come questo punto di associazione. vista l'amministrazione è più che disponibile. Diamoci una mano, io dico sempre, la città è di Grazie. tutti. Adesso.